Sei uno in gamba, Mahmood. Anche tu, Peter. Allora, che cosa vuoi vedere? Beh, se metti il canale 14, forse vediamo la fine dell'Una e tu sei musulmani. Ibni, io sono maiale, quindi essere molto sporco e non devo essere toccato da umani. È come se ora mi stessi fumando la giacca di mio nonno. Mi piacerebbe restare qui tutta la notte, ma devo ritirare della roba in lavanderia prima che chiuda. Ho ucciso un topo con la mia cravatta. Non se ne parla. Andrà mia moglie a ritirarla per te. Cosa? Dici davvero? Assolutamente. Devi andare a fare una commissione per il mio amico Peter. Ma certo, per te qualsiasi cosa, marito mio. Questo è incredibile. Ha ascoltato tutto quello che lei ha detto. Certo che mi ascolta. Nella cultura musulmana le mogli sono molto più obbedienti. No, aspetta, ma è fantastico. Allora ricapitoliamo. Un bel cappello, una moglie obbediente e poi posso gridare Ammiraglio Akbar quando faccio le cose. Signore, lei ha appena fatto di me un musulmano. Sappi, Lois, che ora io sono un musulmano, il che significa che passerò molto tempo nei caffè quasi vuoti guardando il calcio su di una piccola TV in bianco e nero. Sì, la squadra che mi piace ha la palla. Oh no, quella che non mi piace ha la palla. Sì, la squadra che mi piace ha la ripresa. Quindi ora festeggerò con i cimbali. Ehi, è vero che nel tuo bagno hai messo un cartello con scritto solo diarrea? Bene, Lois, io sto andando al bazar. Cioè, vuoi dire che vai al supermercato? Già, nel bazar. Visto che vai al supermercato, compri dei cereali, del burro e anche un po' di pane? Vedrò quello che c'è. Ecco, Lois, qui ci sono sei cobra, un rotolo di seta e un corno di montone. Peter, ma cosa hai Senti, comprato? mi aiuti a scaricare i 20 sacchi di datteri che ho in macchina? E per quale motivo hai comprato 20 sacchi di datteri? Perché la scimmia in gilet che li vendeva è stata molto, molto persuasiva. Devo ammettere, Peter, che sono molto colpito dal modo in cui hai abbracciato l'Islam. Scherzi, è bellissimo. Ho anche iniziato a portare i sandali e sto facendo allungare le unghie degli alluci. Guarda com'è diventato giallo. Ah, sì, molto musulmano. Salve ragazzi, ehi, qualcuno ha dei problemi se mi scaccolo un po' il naso con un pugnale? Mahmood, chi è quest'uomo? Perché hai portato qui da noi? Non preoccuparti, lui è Peter e crede in nostra causa. È l'uomo perfetto per far saltare in aria il ponte di Koag. Ah, mio Dio, state tutti a terra! Questi giocattoli si possono portare via? In realtà provo tanta pena per lui. Conosceva i 19 attentatori che sono morti l'11 settembre. Che coincidenza, eh? Credo tu sia entrato in una cellula terroristica dormiente. Cosa? Sei impazzito, forse? Sai che c'è? Chiamo subito Mahmood da questo cellulare che mi ha dato, te lo dirà lui. Questo cellulare è rotto, forse ho sbagliato numero. Peter, ti prego, smettila di chiamare Mahmood. Questa è una cosa seria. I tuoi amici sono dei terroristi. Questa qui potrebbe essere una grande occasione. Tu fai già parte del loro gruppo. Quindi si fidano di te. Se riesci a scoprire cosa stanno pianificando, noi potremmo evitare un grave atto terroristico. Diventeresti un eroe. Sono abbastanza bravo come attore. Ricordate come sembravo triste quando Lois disse che partiva con i bambini per qualche giorno? Oh, mi mancherete moltissimo, ragazzi, davvero tanto. Ma chiamate per farmi sapere esattamente quando tornate. Andate, vermà. Bene, così sei a posto. Ricordati che noi saremo qui nel furgone ad ascoltare tutto, quindi se qualcosa va storto, verremo subito in tuo aiuto. Non devi preoccuparti, Joe. C'è bisogno che al volante ci sia un americano, in modo da non destare il minimo sospetto. Scusa, potresti ripetere quello che hai detto? Si era spostato un po' il microfono. Microfono? Quest'uomo è traditore! Joe, posso farti una domanda? Tu scorreggi? Oh, certo che sì, ho un bottone che le fa partire. Ah, forte! Ehi, aspetta! Oh no! Quelli hanno scoperto il microfono di Peter! Cambio di programma! L'attacco ci sarà ora! Bene, tu puoi passare. Non mi convincerai mai! L'America pagherà per i suoi peccati! Che nessuno si muova! Mahmood, ti dichiaro in arresto! Joe, io guidavo il furgone! Oh, Peter, sono così felice che tu stia bene. Oh, sì, anch'io, Lois. È stata un'esperienza proprio dura. Sì, però tu non hai mai pianto, vero? Beh, che vuoi che ti dica? Ho vissuto un momento difficile. Peter, se hai pianto, tra noi è finita. Bel lavoro, Peter. Grazie a te 30 terroristi sono in galera e ora in questa città ogni arabo medio borghese sarà considerato sospetto. Sentite, che ne dite di festeggiare tutti insieme all'ostrica? Sì, è un'idea grandiosa. Certo, una bevuta è quello che ci vuole. Bene, ora chiamo Horace e gli dico di prepararci il nostro tavolo. Credo che tu abbia... Andiamo, 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 andiamo.